Ciao a tutti, questa non è una live, è soltanto un leggere quelli che sono i miei pensieri, visto che tempo fa qualcuno me lo aveva chiesto. Oggi ho scritto qualcosa sul giudizio. Io ritengo che il giudicare sia uno dei peggiori difetti dell'uomo. Personalmente lo considero una sorta di peccato di presunzione, in quanto l'uomo, nel momento in cui esprime un giudizio sull'altro, si considera al di sopra del proprio simile, rivestendosi arbitrariamente di autorità. Ma da cosa gli viene tale atteggiamento? Si potrebbe pensare dal fatto di sentirsi nel giusto, di vivere secondo la morale corrente, sia etica che religiosa. In effetti, quasi sempre è vero il contrario, ovvero sia chi giudica non vive seguendo fino in fondo i dettami e le norme in essere, oppure li vive soltanto di facciata. Voi direte, e allora? E allora, amici miei, secondo me potrebbero coesistere due motivazioni di fondo. Una inconscia, dettata dalla consapevolezza, ripeto, non cosciente, della propria incapacità di vivere secondo le regole, e che perciò gli fa ritenere di vedere nell'altro quelle cose che egli stesso nella realtà non è capace di fare. Sarebbe come dire che il giudizio espresso sull'altro è quasi implicitamente una forma di accusa verso se stesso. Un'altra cosciente, ad esempio quando la persona giudicante viva certi principi magari come obbligo morale, direi pure ipocritamente, senza esserne pienamente coinvolto, che però lo porta a ritenere di vivere in modo coerente col proprio credere, col proprio pensare, e che lo porta perciò a giudicare l'altro, il diverso da sé. Questo atteggiamento del giudicare non di rado trae origine dal fatto di essere credenti, di ritenere di esserlo, dal frequentare qualche gruppo religioso o pseudotale, oppure dall'aver letto e compreso la Bibbia e di altre convinzioni ancora. Eppure basterebbe soltanto che ognuno di noi riuscisse ad accettare il limite della propria pochezza e incapacità, attraverso una presa di coscienza umile del proprio essere simili e imperfetti, per far sì che al giudizio si sostituisse la comprensione. Inoltre, sta zitto, devo stare attento pure al gatto. Inoltre, nel caso di un credente, è la dimostrazione che vi sia alla base un atteggiamento farisaico basato sulla forma e non sulla sostanza, anziché sulla conversione e sull'accettazione del sé e dell'altro, dopo aver compreso, accettato e sperimentato che davanti a Dio siamo tutti uguali e tutti incapaci di essere diversi senza il suo aiuto. Ora, a parte il fatto che il giudizio sull'uomo non spetta ad un altro uomo, ma a Dio, mi voglio soffermare su una sostanziale differenza tra le due modalità di giudizio. Quello dell'uomo, che in ogni caso non spetta a nessun uomo su un altro uomo, eccezion fatta per le convenzioni stabilite nelle varie società organizzate, e che è sempre per la condanna. Quello di Dio, che è sempre di comprensione e per la soluzione. Spero che questo pensiero vi dia uno spunto di riflessione, e vi saluto e arrivederci alla prossima. Ciao a tutti.